Buonasera, bentrovati ad Ora TG. In apertura innanzitutto la situazione del Covid. In Sicilia sono 944 i nuovi soggetti positivi registrati oggi in Sicilia, nelle ultime 24 ore su un totale di circa 25.500 test, 50 casi in meno rispetto a ieri, con un tasso di positività che scende al 3,7%. Il dato dei ricoveri per coronavirus negli ospedali siciliani vede un decremento complessivo di 36 unità, come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. State vedendo le schermate, scende di 4 unità il numero dei pazienti in terapia intensiva, oggi sono 211, 37 i decessi, mentre i guariti sono 2816. I tamponi molecolari processati sono stati 9523, 15938 quelli rapidi. Per quanto riguarda poi invece il report suddiviso per contagi nelle province, il dato più alto si registra a Palermo, sono 291 casi, seguito da Palermo con 177, poi a Trapani 141 e via via 137 a Messina, meno nelle altre province. Le dosi di vaccino complessivamente somministrate sono 151.786. E veniamo adesso all'aspetto della crisi economica legata proprio alla pandemia. C'è chi lancia un messaggio di speranza con la propria attività. Si tratta di alcuni giovani che proprio in un momento così difficile hanno deciso di scommettersi, aprendo addirittura un nuovo locale. Siamo a Fiume Freddo, in provincia di Catania. Un amore ultraventennale per Harry Potter, da quando cioè la saga, arrivata al capitolo numero 7, è nata dalla penna di J.K. Rowling, ma soprattutto la voglia e il gran coraggio nello scommettersi in un periodo in cui l'economia si presenta come una distesa di sabbie mobili infinita, a causa del coronavirus che ha mutilato il settore food. Fabio e Riccardo, 25 e 29 anni, ci hanno creduto da subito. Un anno fa, in pieno lockdown, l'idea di aprire un pub hamburgeria nella loro Fiume Freddo di Sicilia. Oggi, ad un mese dal taglio del nastro, emozionati e determinati ci aprono le porte del loro locale, che a breve catapulterà la clientela in un mondo magico. Beh, diciamo che l'avevamo in parte previsto, magari non pensavamo durasse così tanto, ecco, però sì, l'avevamo messo in conto. Crediamo che tornerà tutto come prima, deve tornare tutto come prima. Sta anche a noi essere responsabili, e quindi sì, l'avevamo messa in conto, magari ecco non così, però noi aspettiamo tempi migliori e credo e speriamo arriveranno molto presto. Tu hai un'esperienza maturata sul campo, anche all'estero, hai deciso comunque di ritornare nella tua Sicilia, nella tua Fiume Freddo, non hai scelto insieme al tuo socio una meta gettonata, ma hai voluto fare in modo che il tuo paese Fiume Freddo fosse punto di attrazione anche per i ragazzi. Sì, con Riccardo abbiamo deciso Fiume Freddo, abbiamo scelto Fiume Freddo perché ci siamo cresciuti, ci siamo nati, cresciuti e niente, siamo cresciuti qui con le persone che ci conoscono di qui, che ci vogliono bene, e quindi abbiamo detto diamo possibilità ai giovani di avere un posto, di avere anche altri luoghi, perché ci sono altri ristoranti, altri pizzerie. Abbiamo deciso di dare questa possibilità a questi giovani, di far lavorare anche persone di Fiume Freddo, sia nella parte di ristrutturazione del locale che nella parte appunto poi pratica del servizio in sala, in cucina. Abbiamo deciso di avere tutti i ragazzi di Fiume Freddo, questo ci credo che ci faccia onore, ecco. Fabio e Riccardo hanno scelto di andare al passo con le loro passioni, cioè non scegliere qualcosa che andasse di moda, ma qualcosa che avete nel cuore, ovvero Harry Potter. Sì, è una passione anche questa che nasce sin da bambini, entrambi abbiamo avuto questa passione. Avete scelto di sistemare il vostro locale con delle scenografie particolari 3D che arrivano da Napoli. Sì, stiamo realizzando questo locale con la scenografia di The Props Maker, che è appunto
un artista di Napoli che verrà qui giù a montare tutta la scenografia, quindi tutte queste pareti dietro di me che voi vedete bianche non saranno più bianche ma saranno tutte scenografate. La scelta di tornare dall'Inghilterra lasciando un posto sicuro e una carriera già ben definita per fare un salto nel buio, possiamo dirlo, da che cosa nasce? Quale forza spinge due giovani a fare questo? Beh, quattro parole: amore per la Sicilia. Ed intanto, in vista del rientro in classe da lunedì per molti studenti delle scuole medie e superiori, nuova tre giorni di drive-in, tamponi di massa da Cireale al parcheggio di Capomulini. Oggi la prima giornata, e per quanto riguarda il bilancio, su 103 tamponi eseguiti non è stato riscontrato nessun caso positivo. Prima giornata di tamponi anti-Covid nell'area del parcheggio di Capomulini ad Acireale. Gli screening effettuati dal personale dell'ASP si sono protratti dalle 9 del mattino sino alle 18, orario in cui è stato reso noto il report. Oggi effettuati 103 tamponi con 0 casi positivi registrati. Un numero esiguo di chi si è sottoposto al tampone, destinato probabilmente a crescere nelle giornate di domani e dopodomani, quando a sottoporsi allo screening saranno presumibilmente anche tanti studenti impegnati oggi nella didattica a distanza, così come i minori che dovranno essere accompagnati dai genitori. I tamponi sono riservati al personale docente e non delle classi seconde e terze della scuola media e degli istituti superiori dell'intero distretto sanitario, che comprende, oltre ad Acireale, anche i comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Santa Venerina e Zafferana. Il comune acese garantisce il supporto di carattere logistico, mettendo a disposizione l'area del parcheggio di Capomulini e garantendo la viabilità. Il risultato dei test effettuati su base regionale servirà poi per definire il quadro epidemiologico, con riferimenti importanti relativamente alla ventilata riapertura o meno delle scuole interessate allo screening. L'importanza in questa fase, diciamo in questa terza fase della ricrescita dei casi, risulta essere fondamentale questo screening per cercare di riprendere la vita a partire dalle scuole. La regione sta mirando a riaprire le scuole superiori, infatti lo screening è mirato a studenti delle scuole superiori e anche delle medie a partire dalla seconda media. Noi saremo qui fino al 31 nella speranza che la popolazione risponda quanto più possibile, cercando di evidenziare l'importanza che questo screening ad oggi ha. Invito tutta la popolazione di Acireale, delle ACI, a venire. Noi siamo qui a vostra completa disposizione, dato il servizio che sta offrendo l'ASP. Voglio sottolineare come l'importanza di questi screening oggi è maggiore del passato. L'ultimo sforzo lo dobbiamo fare tutti insieme per cercare di uscire da questa situazione di crisi, e questi screening servono proprio a questo. E quindi, dicevamo, in vista della ormai probabile didattica in presenza per molti studenti, c'è preoccupazione per la gestione del ritorno in classe al tempo della pandemia, e così si mobilitano gli studenti che proprio questa mattina, nel corso di una manifestazione a Catania, hanno chiesto misure adeguate che riguardano anche il trasporto pubblico. Sentiamo i dettagli. Mobilitazione studentesca stamattina a Catania in piazza Montessori, organizzata dagli studenti della Turisi Colonna, dalla Fronte della Gioventù Comunista e dal Collettivo Autonomo Studentesco. Dopo molti mesi di didattica a distanza a causa della pandemia, sembra adesso imminente il ritorno alle lezioni in presenza, ma gli studenti contestano le misure sino a questo momento adottate, sia in riferimento alla gestione del comparto scolastico che per quel che riguarda il piano dei trasporti pubblici, ritenuto non adeguato. Beh, oggi a Catania, come in tutta Italia, gli studenti insieme ai lavoratori, insieme ai sindacati della logistica, si stanno mobilitando.
Questo perché da un lato abbiamo una didattica a distanza che non ha funzionato, era il cavallo da battaglia del Ministero, si parlava di nuova didattica, poi il risultato qual è stato? Un sistema classista che ha lasciato a casa un sacco di studenti, ha aumentato la dispersione scolastica, soprattutto in una regione come quella siciliana dove è altissima. Dall'altra parte abbiamo il rientro a scuola, un rientro che di sicuro è fattibile, però come sta avvenendo gestito dal governo, ovvero con autobus strapieni, l'abbiamo visto nelle regioni gialle, arancioni, quelle che stanno iniziando a riaprire le scuole, gli studenti vengono ammassati come bestie nelle metro, negli autobus, è la stessa situazione che ci hanno proposto a settembre, non possiamo rischiare un'altra situazione simile avvenga nel mondo della scuola, per questo chiediamo al governo un serio piano di investimenti, però noi non ci caschiamo perché purtroppo se la situazione della scuola, della sanità è ridotta a questo punto è colpa dei tagli di milioni e miliardi di euro che sono stati fatti nel corso degli anni da tutto l'arco governativo, dal centro-destra al centro-sinistra. I motivi di questa nostra iniziativa sono vari, perché appunto sono vari i motivi che da un anno a questa parte hanno afflitto noi studenti, che spesso ci siamo ritrovati appunto a esprimere del dissenso magari con i nostri compagni di classe sui gruppi WhatsApp, ma mai ci siamo ritrovati a Catania in una situazione come questa. Questa è un'occasione in cui appunto esprimiamo tutta la confusione e il fatto che comunque siamo stati lasciati a noi stessi, trattati come l'ultima ruota del carro da questo governo e dai governi precedenti. La scuola italiana era problematica già da tempo con le varie riforme. Ciò non è cambiato con la DAD. La DAD poteva essere appunto una misura di emergenza, ma è stata usata in maniera totalmente confusa, scaricando la responsabilità e lo stress pure sugli studenti stessi, con una classe di docenti che non per loro responsabilità ma non era formata ad affrontare una difficoltà di questo periodo. Spesso siamo stati lodati come responsabili per i nostri sacrifici. Noi pensiamo che questi nostri sacrifici per i quali siamo lodati non ci porteranno a nulla, perché nel nostro futuro non vediamo possibilità lavorative con questo periodo di crisi. Nel Recovery Fund inizialmente era dedicato una piccolissima parte di fondi per l'istruzione dei giovani delle scuole. Una festa di Sant'Agata oramai davvero vicina, diversa dal solito, con le restrizioni e con le celebrazioni, lo abbiamo detto, a porte chiuse, ma intanto è importante garantire la sicurezza. Il sindaco di Catania ha lanciato un appello e questa mattina si è svolta una riunione online tra il comune, la prefettura ed il comitato per i festeggiamenti. Sentiamo cosa è emerso. Sarà una festa di Sant'Agata sui generis e ben diversa da quella tradizionale alla quale siamo da sempre abituati. Le restrizioni dovute alla pandemia impongono determinate prescrizioni. E così stamattina il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, al termine di un incontro con prefettura e comitato per i festeggiamenti, ha ulteriormente invitato la cittadinanza a rispettare le limitazioni inevitabilmente determinate dall'attuale momento, a prescindere che la Sicilia possa cambiare colore nelle prossime ore, passando da zona rossa a zona arancione. Sarà una festa completamente diversa, ahi noi, rispetto a quella che siamo stati abituati a vivere, con quel vincolo indissolubile che lega i devoti, i catanesi, nella sua interezza, alla nostra Santa Patrona. Ma era una scelta doverosa e altrettanto dolorosa. Ci saranno soltanto momenti religiosi, come abbiamo puntualmente anticipato durante la conferenza stampa di presentazione insieme all'arcivescovo. Ci sarà anche un dispositivo di sicurezza per evitare rischi di assembramento, soprattutto in Piazza Duomo, durante i momenti all'interno dei quali il busto reliquario di Sant'Agata uscirà dal sacello. Tutto verrà proiettato in diretta streaming e in diretta televisiva, sia la messa dell'aurora sia il pontificale, e quindi è opportuno che i devoti dimostrino la devozione a Sant'Agata in maniera diversa rispetto al passato. Ci sarà un transennamento delle vie limitrofe a Piazza Duomo, ci sarà altresì un'ordinanza che andrò a predisporre con il divieto di stazionamento in Piazza Duomo. Stiamo cercando
di attuare tutte le misure opportune per evitare rischi di assembramento all'interno di un contesto comunque di emergenza dal punto di vista sanitario diverso rispetto al passato. Gli indicatori statistici lo confermano, tant'è che molto probabilmente tutta la Sicilia diventerà arancione non più rossa, con alcuni divieti che comunque permangono. Lo voglio ricordare a chi non è catanese, perché durante anche la zona arancione non è possibile gli spostamenti fra un comune e un altro, se non per ragioni di salute o per ragioni lavorative. Quindi l'invito che faccio a tutti i catanesi, non soltanto i catanesi, è quello di rispettare le prescrizioni, è doveroso farlo, di assistere alle cerimonie religiose in diretta streaming da casa. Comprendo perfettamente che ognuno di noi ha la tristezza nel cuore, ma credo che tutto ciò sia assolutamente doveroso nell'interesse prioritario di tutelare la salute pubblica. È un appello che tocca in maniera particolare, più specifica, soprattutto i devoti. Sono certo che i catanesi sapranno percepire la gravità del momento e quindi sapranno vivere le festività catine in maniera completamente diversa, nella speranza, oserei dire la certezza, che questa edizione del 2021 si concluderà con l'ottava il 12 febbraio e poi da agosto in poi continueremo a vivere la festa di Sant'Agata come l'abbiamo sempre vissuta. Ed intanto c'è chi chiede un lockdown totale proprio per i giorni dei festeggiamenti di Sant'Agata. Sono i ristoratori che manifestano preoccupazione per i possibili festeggiamenti agatini. La FIPE Confcommercio in particolare, pur nel rispetto di una festa molto sentita in città, teme invece che le limitazioni consigliate in questo periodo di pandemia possano venire meno. E dunque si legge nella nota: restiamo una delle categorie più colpite, non vorremmo essere noi a pagare anche questa volta le conseguenze di un mancato controllo del territorio e di una distrazione da parte della politica nella gestione della festa di Sant'Agata. Temiamo che i festeggiamenti possano sfuggire di mano e comportamenti irresponsabili possano avere conseguenze disastrose, con un aumento dei contagi nei giorni successivi, sia dal punto di vista economico, con nuove devastanti chiusure delle attività di ristorazione, sia sul piano delle ricadute sulla salute. Dunque invocano un lockdown totale in città per i giorni 3, 4 e 5 febbraio. Voltiamo pagina, adesso andiamo ad Acireale, dove il GAL, Gruppo di Azione Locale, lancia un progetto per la riqualificazione di Piazza Marconi, sede del mercato storico di Acireale. Si tratta di un progetto finanziato dall'Unione Europea. Sentiamo i dettagli. Il GAL, Gruppo Azione Locale Terre di Aci, promuove il bando di riqualificazione di Piazza Marconi, sede del mercato storico di Acireale, rivolto a giovani imprenditori e titolari delle botteghe, una sinergia per rivitalizzare un'area di interesse commerciale e favorire attività imprenditoriali in vari ambiti, dall'artigianato alla ristorazione, con un occhio di riguardo alla cultura, essendo il bando aperto ad iniziative che sappiano sviluppare le peculiarità dei luoghi. Stamani la Presidente del GAL, Anna Privitera, e il Sindaco Stefano Lì, presente anche l'Assessore Mario Di Prima, hanno incontrato i commercianti del luogo con i quali hanno intrapreso uno scambio di pareri sulle misure da adottare per il rilancio di un'area che nel corso degli anni ha subito profondi cambiamenti, da tipico mercato all'aperto per la vendita di pescato fresco e prodotti agroalimentari allo street food, modificando gli aspetti mercatali tradizionali, segno dei tempi che cambiano e su cui bisogna fare leva per adeguarsi e rilanciarsi. Questo in sintesi il piano promosso dal GAL, che intende avviare politiche di rilancio del sito guardando ai giovani e negli interessi dei proprietari. La zona nell'ultimo decennio si è desertificata, schiacciata dai centri commerciali e da politiche errate. La proposta del Consorzio Terre di Aci, che attinge fondi europei, rappresenta un'occasione di riscatto. Che cosa prevede il bando? Il bando dà la possibilità quindi sia di recuperare lo spazio in sé stante, ma anche di valorizzare quelle che sono le botteghe che ricadono su quest'ambito, ma anche le facciate di quelli che sono i palazzi storici possono essere
inseriti in questo programma di riqualificazione, che quindi diventa un programma di riqualificazione a 360 gradi come infrastrutture, ma anche come aspetti economici e paesaggistici, quindi anche culturali delle facciate. Chiediamo che i privati che possiedono le botteghe possano aderire a questa manifestazione, diciamo, di intenti, o proponendo essi stessi un'iniziativa da inserire nel progetto o dando a disposizione la botteca per giovani che volessero avviare delle attività, in modo tale da rivitalizzare economicamente diciamo, questo spazio così importante nella storia. Cosa fa il GAL? Il GAL finanzia la riqualificazione, finanzia 5 botteghe che vogliono quindi valorizzare la produzione tipica locale, ma finanzia anche tutti quei giovani e tutti quei proprietari di botteghe che magari appunto la metteranno a disposizione, utilizzando anche altre risorse come Io Resto a Sud, altre risorse che ha a disposizione il GAL. L'amministrazione rifornirà i supporti necessari a quanti vorranno aderire al progetto, per il momento riservato a 5 botteghe, ma in futuro esteso a tutto il contesto storico. Diciamo che noi questa piazza la dobbiamo riqualificare perché siamo in pieno centro, quindi è un luogo, un polmone per Acireale importantissimo. Chiaro che nel tempo cambia la fruibilità di un'area, quindi sia l'aspetto è importante, sia l'aspetto di mercato, quindi di luogo anche di incontro, ma anche per le opportunità che può offrire come luogo per l'incontrarsi la sera. Nel patrimonio che la città di Acireale, che è enorme, può mettere a disposizione, sicuramente questa piazza ha un suo valore, e lo dimostra anche i locali che già sono nati in questo contesto. Uno di questi è anche pubblicizzato nel film Tutto a Posto di poco tempo fa. Quindi io credo che la riqualificazione deve avere questa doppia visione: area di mercato, luogo centrale e anche possibilità di viverla la sera come luogo di aggregazione. Ed ora la politica: si dice convinto che il centrodestra potrà continuare a governare la Sicilia. Se fosse necessario, la Lega avrebbe le carte in regola per esprimere anche la propria candidatura, e così lo pensa, lo dice il segretario regionale della Lega Nino Minardo. Sentiamolo. Da poco più di un mese il deputato alla Camera Nino Minardo e il segretario regionale della Lega. Subentra al senatore Bustocco Stefano Candiani, che per circa 2 anni ha guidato il partito di Matteo Salvini nell'isola. L'obiettivo è adesso quello di organizzare territorialmente la Lega, che in Sicilia negli ultimi anni ha raccolto risultati assai lusinghieri e per certi versi persino inaspettati, come ad esempio l'elezione di 2 europarlamentari, Annalisa Tardino e Francesca Donato. Quello delle elezioni europee è stato il primo vero test importante per il partito della Lega in Sicilia, perché il 22% dimostra che la Lega di Matteo Salvini è un partito che è già tra la gente al sud e che può avere grandissime prospettive di crescita, ma ha grandissime prospettive di crescita perché è un partito che affronta in maniera concreta e reale quelli che sono i bisogni dei territori, i bisogni del sud, e propone idee che sono idee per una prospettiva di crescita della nostra regione, del nostro territorio. Appunto, il territorio e la Lega. Il lavoro che noi oggi dobbiamo fare, che io devo fare da segretario regionale assieme a tutta la bella squadra della Lega in Sicilia, è quella di radicare sui territori e di far crescere una classe dirigente in ogni territorio comunale capace anche di affrontare gli appuntamenti amministrativi, le elezioni comunali piuttosto che le provinciali, anche se di secondo livello, ma soprattutto la grande sfida saranno le elezioni regionali che ci avviamo presto ad avere in Sicilia. Le elezioni regionali in Sicilia e i rapporti con il governatore, è vero amore con Nello Musumeci o si tratta solo di fidanzamento? Noi siamo alleati leali del governo Musumeci e del presidente Musumeci. Ci condividiamo una esperienza di governo che sta lavorando bene e che sicuramente può migliorarsi. Noi vogliamo essere da stimolo
nei mesi che ci separano dalle elezioni affinché questo governo possa lavorare meglio e possa fare tutto ciò che è utile a questa regione. Quindi non abbiamo alcuna difficoltà anche a far notare le cose che a nostro avviso non vanno. Siamo pienamente convinti del fatto che il centrodestra si presenterà alle prossime elezioni con tutte le carte in regola per tornare a governare e sicuramente tornerà a vincere perché ha dimostrato ampiamente di saper governare questa terra, e così come siamo altrettanto consapevoli del fatto che la coalizione saprà fare sintesi e qualora fosse necessario la Lega ha tutte le carte in regola per poter esprimere anche una candidatura. Il recovery plan in Sicilia tra luci e ombre. Non c'è nulla di concreto, dalle bozze che io ho potuto vedere e leggere sicuramente ci sono tante cose da rivedere, da migliorare e spero anche da parlamentare di poter fare una battaglia affinché la Sicilia abbia ciò che merita e soprattutto abbia investimenti in risorse che siano utili al territorio, dalla sanità alle infrastrutture a tutto ciò che può essere necessario. Una cosa fra tutte che salta all'occhio, che fa scandalo e non è già nella bozza del recovery plan è il ponte sullo stretto di Messina, che non è solo l'infrastruttura faraonica in sé, ma è quello che può permettere a questa terra finalmente di essere proprio fisicamente collegata al resto del paese e dell'Europa. I siciliani possono fidarsi della Lega? Sì. Perché la Lega è un modello di governo che ha già dimostrato di saper fare il proprio lavoro al servizio dei territori in tante altre realtà italiane. Noi siamo certi di poter replicare questo modello in Sicilia e di poter guadagnare la fiducia dei siciliani e dei tanti giovani. Voltiamo ancora pagina. Da Cireale sarà installato in Piazza Duomo un defibrillatore, sarà collocato nella propria teca e a disposizione per chi ne avrà bisogno. L'iniziativa è dell'associazione Nuova Galatea, 15 dipendenti pubblici saranno formati adeguatamente per poter utilizzare il prezioso strumento salvavita. Batte forte il cuore di Acireale, iniziativa intrapresa dall'associazione Nuova Galatea in collaborazione con il CSVE, Centro Sportivo Volontariato Etneo, ha visto la massiccia partecipazione di acese e commercianti per una buona causa, acquistare un defibrillatore da donare alla città. 900 i braccialetti comperati dall'allora presidente dell'associazione e attuale consigliere comunale Alessandro Coco, tutti rivenduti ai disabili sono stati regalati, facendo leva sulla sensibilità degli acesi che hanno risposto in massa sostenendo il progetto. Con il ricavato di 2.400 euro è stato acquistato un moderno defibrillatore e la colonnina di alloggiamento che verrà allestita in Piazza Duomo in tempi brevi. Il dispositivo è stato consegnato, adesso bisogna formare alle tecniche salvavita gli operatori, 15 quelli individuati tra cui agenti del corpo del locale municipale e dipendenti pubblici. Acireale si dota dunque di un fondamentale impianto sanitario tecnologicamente avanzato in caso di necessità. I defibrillatori portatili rappresentano presidi di grande utilità sociale, strumenti che negli ultimi anni, compresa la loro importanza, vengono acquistati e collocati in aree pubbliche pronte all'uso. Spesso la celerità di intervento fa la differenza tra la vita e la morte nei soggetti colpiti da infarto. Ed è il primo intervento cui si spera ne possano seguire altri con l'allestimento di altre teche con defibrillatori distribuiti in tutto il territorio. Finalmente anche Acireale avrà un presidio fisso, un presidio pubblico di sicurezza, nella speranza che non venga mai utilizzato da, spero, la prossima settimana, finalmente anche Acireale avrà un defibrillatore. Questa postazione è una postazione di fatto salvavita ed è frutto di un'iniziativa fatta dall'Associazione Nuova Galatea più di un anno fa, un'iniziativa che vendendo dei braccialetti a 3 euro l'uno con scritto Acireale ha diffuso certamente il senso di appartenenza, ma ha raccolto dei fondi che servivano per acquistare una colonnina da esterno per contenere questo defibrillatore che tra l'altro è di ultima generazione. Questa colonnina, anch'essa di ultima generazione, permette di mantenere nelle condizioni ideali di temperatura, quindi difendendo dall'eccessiva calura e dall'eccessivo freddo questo defibrillatore, in modo che abbiamo una macchina di assoluta qualità che viene mantenuta nelle condizioni appunto ideali. Questo è sicuramente, tecnologicamente parlando, probabilmente il più avanzato in questo momento che esiste in Europa.
E adesso una notizia di cronaca: i carabinieri della stazione di Trecastagni hanno denunciato 9 persone di età compresa tra i 29 e i 69 anni, tutte ritenute responsabili di indebita percezione del reddito di cittadinanza. 7 di questi avevano falsamente attestato di essere residenti nel territorio del comune, invece una coppia di coniugi gestori di un CAF ha prodotto dichiarazioni mendaci, stante le quali i due vivrebbero da separati, realizzando un doppio reddito di cittadinanza ammontante a circa 1.500 euro mensili, che consentiva a lui di percepire la somma per il pagamento dell'affitto dell'abitazione familiare, mentre a lei di azzerare, per così dire, i costi di gestione professionale. Adesso invece un'iniziativa del comune di Mascali che viene incontro alle famiglie meno abbienti. È stato varato infatti un progetto che impiega alcuni soggetti per dei lavori proprio nei locali del comune in cambio di un sostegno economico. Sentiamo. Un progetto che mira a fornire un piccolo contributo economico alle famiglie meno abbienti del comparto mascalese. Iniziativa dell'amministrazione comunale guidata da Luigi Messina, rivolto a 60 soggetti di Mascali che, a fronte di un piccolo contributo economico, impiegheranno alcune ore settimanali per la pulizia dei locali del comune. Noi in questi anni abbiamo fatto delle scelte ben precise come amministrazione, quello di andare incontro alle esigenze del territorio, anche alle esigenze delle persone bisognose, e abbiamo scelto qualche anno fa e stiamo continuando di non appaltare più all'esterno le pulizie dei locali e altri piccoli servizi che venivano fatti in affidamento esterno, ma utilizzare quelle stesse somme, utilizzando qualche piccola somma in più, per far lavorare durante l'anno circa 60 dei nostri cittadini che magari hanno bisogno di un aiuto, di un'integrazione familiare, perché magari non lavorano, sono a casa, hanno delle difficoltà, con un assegno civico che gli permette di lavorare 2 mesi al comune, fare qualche ora alla settimana, ricevere questo assegno. E cosa fanno di fatto? Puliscono gli uffici comunali, assistono i bambini sugli scuolabus in base alle proprie competenze, aiutano nel verde pubblico, ma nello stesso tempo li aiutiamo a livello familiare con queste piccole somme. E abbiamo fatto il nuovo bando, la scadenza della domanda è entro il 26 di febbraio, ci saranno circa 60 persone che verranno selezionate in queste graduatorie. Quindi un aiuto concreto in un momento anche che è di particolare difficoltà per tutti. Certamente è stata, ripeto, sempre la scelta di questa amministrazione, che l'abbiamo utilizzata nei vari settori, anche nella rotazione delle altre attività, dove abbiamo preferito far lavorare più persone in modo che più famiglie avessero la disponibilità da parte del proprio ente ad avere questo aiuto. Non ci sono aggiornamenti, è tutto dunque per questa edizione serale di Ora TG. Grazie di averci seguiti e a tutti una buona serata. Le previsioni del tempo in Sicilia per la giornata di domani, sabato 30 gennaio, sereno o poco nuvoloso su tutta l'isola con possibili formazioni di nubi nel corso della giornata nell'area etnea. I venti saranno da ovest con rinforzi in attenuazione nel corso della giornata. I mari, calmo, lo ionio, poco mossi gli altri mari. Le temperature saranno ancora stazionarie e gradevoli, basse le temperature minime soprattutto nelle aree interne dell'isola.